www.containerradio.it. Vorrei qualcosa che non sia copibile. Arrivati a quest'ora del nostro pomeriggio, come ogni giorno all'interno del nostro Information Desk si parla di musica, e devo dire che arriviamo anche oggi ad un bel momento, un momento in cui andiamo a scoprire meglio, in cui andiamo a parlare meglio di uno dei singoli che stiamo ascoltando in alta rotazione in questo periodo. Il brano è Siamo Noi, loro sono gli Studio 3. Devo dire che ormai è diventato un appuntamento fisso quando si parla di estate, ed è un piacere avere con noi quest'oggi Andrea Vetralla. Benvenuto Vetro. Ciao, come state? Bene, benissimo devo dire. Tu come stai? Bene, bene. Qua a Milano fa un caldo boia, ma comunque stiamo bene. Perfetto, e anche qui devo dire nel Vicentino, però insomma fa parte dell'estate alla fine, ed è bello poi con l'estate ritrovare anche le vostre canzoni. In particolare oggi parliamo di Siamo Noi, e io Andrea volevo cominciare proprio con la domanda classica. In pratica, come nasce sì. questa canzone? Guarda, questa canzone nasce da voglia di parlare di, per una volta, di qualcosa che non sia soltanto sentimenti, e soprattutto nasce da una serie di riflessioni che veramente mi sono portato avanti da tutto l'inverno, ma anche forse da anni, perché è da tanto che volevo riuscire a trasmettere questo concetto di dire alla gente, ma insomma godiamoci un pochino le cose che sono intorno, che alla fine ci facciamo un sacco di paranoie su tutto, che non hanno senso, quando invece una volta che stai bene e che hai, anzi, se stai bene puoi lavorare, se puoi lavorare stai bene, se puoi lavorare stai bene puoi fare tutto il resto, che sono le cose importanti, la famiglia, la salute, l'amore, però alla base di tutto c'è lo stare bene, cioè se non stai bene non fai nessuna di queste cose. Assolutamente, ma poi oltre alla canzone stupendo anche il video, e devo dire che ci è piaciuto molto anche il signore anziano che è all'interno del video, che riconquista la sua vita nelle piccole cose. Stavo pensando sì. ad una cosa prima, Andrea, guardando proprio il video, a quanto in realtà siamo un po' tutti noi, proprio come quel signore, con la tuta da astronauta, ognuno un po' nella sua gabbia, con la voglia di uscire, di ritornare a vivere. Assolutamente, mi fa molto piacere che, insomma, che dici queste cose, perché hai colto proprio l'essenza del video, che tra l'altro è il primo video che scrivo totalmente io, quindi sono orgoglioso. E no, è bello perché Claudio, un grandissimo attore e anche amico, è riuscito a dare questo messaggio, cioè di proprio questa persona che dopo 60 anni, 70 anni torna sulla Terra, ed è l'unico oggi come oggi che è in grado di ricordarsi il gusto del gelato, di ricordarsi quanto è bello ballare, e quindi ballare anche a caso in città, e quanto è bello bersi una birra. Infatti a me fa molto emozionare quando si apre la birra, che non sa neanche aprirla, perché sì. non c'erano 70 anni fa queste lattine fatte così. E quindi, e poi mi piace quando fa le capriole, che balla nel supermercato, che per lui diventa quasi la cosa più vicina alla sua navicella, perché è un po' rimasta così la corsia del supermercato, no? Non è cambiata tanto. Sì. E quindi no, è bello, bello. Lui riesce veramente a cogliere, appunto, come dice il testo, l'essenza delle cose. Senti, domanda che nasce spontanea. Dopo questo singolo ci sarà anche un album per voi prossimamente? Guarda, è sicuramente nelle nostre mire, è un'idea che ci sta frullando nella testa, speriamo di riuscire a farla, perché ci piacerebbe fare sicuramente un altro inedito, e poi soprattutto qualche magari cover nostra, proprio nostra, di riprendere qualche brano e riuscire a fare qualche collaborazione con qualche altro nostro amico, collega, e mi piacerebbe anche metterci dentro del rap, visto che siamo... ci manca questa cosa, cioè non rappare noi, cioè, ma far rappare dentro qualche nostro amico famoso. Non sarebbe male la cosa, devo dire. Chiudi gli occhi e la... Tra l'altro quest'anno sono 11 anni di Studio 3, quindi la prima decade è andata. Qual è il bilancio? Il bilancio, guarda, è positivo, nel senso che comunque già essere ancora qui dopo 11 anni è tantissimo, perché noi andavamo in giro
11 anni fa con un sacco di gruppi che purtroppo non ci sono più, e noi siamo resistiti, quindi questo già è un grande successo. Però devo dirti che ci mancano ancora tante bandierine da attaccare alla cartina della nostra carriera, quindi siamo ancora in attesa di superarci, diciamo così. Beh, poi una cosa veramente da dire, che i vostri brani lasciano sempre il segno. Ricordiamo con piacere Forse un angelo, Amore incontenibile, Lentamente, Occhi da lacrime, giusto per citare alcuni dei vostri grandi successi, fino ad arrivare al brano nuovo, ma anche a quello dell'anno scorso, Siamo ancora qua. Io ti faccio una domanda che non andrebbe mai fatta praticamente agli artisti, però ogni tanto mi piace provarci per vedere un po', per sentire le risposte. C'è un brano tra i vostri brani, naturalmente, quelli che sono usciti in questi anni, che più ti sta a cuore, al quale sei più attaccato? Guarda, di solito rispondo Lentamente, anche perché ce l'ho anche tatuata sul braccio, perché è stata la prima canzone con cui siamo andati, siamo stati un pochino, siamo ufficializzati, ecco, dopo sì, il successo del primo anno. Però se dovessi dire un brano che mi sta praticamente a cuore, ti dico Te sulla 3, perché il messaggio di quella canzone è una di quelle cose che c'è in pochi altri brani, che dice appunto: ti accorgi di quanto vale una persona soltanto quando la perdi, e che purtroppo è una cosa che facciamo tutti, purtroppo e sì, io l'ho fatto. Senti, parliamo un po' anche di successi che vanno portato all'estero. Qui ovviamente parlo dei brani che sono stati registrati in spagnolo. Ti chiedo un po' quali emozioni vi ha portato cantare e registrare in spagnolo i vostri brani di maggior successo. Beh, è sicuramente una grande soddisfazione, anche perché riesci ad andare veramente oltreoceano, canti in una lingua che non è la tua, ed è emozionante, perché già è bello quando registri una canzone in studio e quindi la vedi di passare dal tuo block notes ai microfoni e appunto alle voci dei tuoi colleghi, ma così è ancora più bello perché la vedi anche tradotta, vedi delle persone che stanno lì intorno a lavorare per te, a cercare di mettere la parola giusta, poi la canti e dici: ma sto cantando la mia canzone o un'altra cosa? E quindi ti dà ancora di più quel senso di aver fatto, di aver creato qualcosa di bello. Quindi sì, è una bella, bellissima sensazione. Parlando di sound, tra il sound pop latino, quello pop british, quale vi rispecchia maggiormente? Guarda, se dovessi dire a Gabriel, è latino ovviamente. Io sono assolutamente pop british, anche il mio modo di scrivere, il mio modo di tipo di suoni che mi piace utilizzare è proprio pop british. Tra poco ti chiederò anche del tour, però volevo ritornare un po' indietro nel tempo, proprio al vostro primo tour invernale del 2013. Volevo chiederti che cosa ricordi di quell'anno, di quel primo tour. Del primo tour ricordo che innanzitutto stavo facendo la tesi, quindi mi stavo laureando e non avevo la più pallida idea di che cosa stessi realmente per fare. Venivo da una realtà diversa, che erano quella delle cover band, dove chiaramente era tutta un'altra cosa, il pubblico ballava ma non ti chiedeva la foto, non ti raccontava quanto era bello ascoltare le canzoni prima di andare a letto tue, insomma. Quindi è stata veramente una cosa diversa, un'esperienza fantastica, e che è culminata quando siamo andati, mi ricordo, a Prato della Valle con Radio Italia, tanto si può dire la concorrenza, certo, ogni tanto, e quell'evento c'erano 130.000 persone, quindi è stata una cosa bellissimo, che per noi non aveva senso, cioè dopo così pochi mesi, ma bellissimo. Fantastico, veramente. Per quanto riguarda il vostro nuovo tour, invece, avremo modo di potervi vedere anche durante l'estate, ovviamente, con la stagione autunno-inverno in giro per l'Italia. Sì, guarda, adesso stiamo aspettando le varie conferme, abbiamo un po' di opzioni per quest'estate, e compreso anche il recupero della data che abbiamo dovuto posticipare del 2 di luglio. E al momento siamo un attimo fermi, ma soltanto perché questo è un problema che è comune un po' a tutti quest'estate. I comuni si stanno un attimino riorganizzando quest'anno, perché dopo purtroppo gli eventi di Torino ci sono delle grosse difficoltà
e per fortuna c'è una grandissima attenzione a quella che è la sicurezza, le vie di fuga, e perciò molti magari comuni che una volta erano già pronti per fare la festa, insomma, comunque il concerto, si trovano più in difficoltà. Quindi, superato questo scoglio, ritornerà in discesa la strada. Però noi abbiamo già un agosto con un bel po' di opzioni che non dico per non illudere le persone. Perfetto, ma comunque avremo modo di poter seguirvi. Qui ovviamente ti chiedo i vari contatti, in particolar modo sui vari canali social. Certo, allora noi siamo sempre attivissimi sulla pagina che è Studio 3 Band con il punto esclamativo, Studio 3 Band, oppure lo trovi su Facebook con Studio 3 punto esclamativo. E poi niente, sulle nostre pagine singole di Andrea Vetralla, Gabriel Valerio e Marco Venturini, siamo perfetto, sempre noi. Facilissimo quindi poter seguirvi. A questo punto, Andrea, andiamo proprio ad ascoltare il vostro nuovo singolo, però devi sapere, qui da noi c'è una tradizione, lo chiediamo proprio a tutti gli artisti che andiamo ad intervistare. Ti chiedo di autopresentare il vostro nuovo brano con un saluto per i nostri ascoltatori di Container Radio. Fantastico, allora lo faccio subito. Allora, a tutti gli ascoltatori di Container Radio, dagli Studio 3, un grandissimo abbraccio, e questa è la nostra Siamo Noi. Buon ascolto. Grazie, grazie mille Andrea, veramente in bocca al lupo per tutto, e speriamo di vedervi anche dalle nostre parti con i vostri live. Dai, speriamo, speriamo, grazie a te. A presto. Ciao, ciao caro, ciao ciao. www.containerradio.it